Ciao a tutti amici, ci troviamo qui a Molinella in questo bellissimo panorama dei laghetti di Molinella, una delle acque commerciali più belle secondo me dell'Interland bolognese. Oggi abbiamo deciso di affrontare una sessione di method fishing. Abbiamo qui dei prodotti delle linee Reactor Bite e delle linee Maver. Ora vi farò vedere alcuni mix per affrontare questa pescata. Andiamo a fare la pastura per primo. Io come base uso la pastura della linea MVR, la Universal, che è una pastura da carassio a grana media, medio grossa. Adesso la apriamo e iniziamo a bagnarla. Io per una sessione di pesca bagno sempre un chiletto di pastura perché conosco le dosi dei nostri additivi. Per un chilo di pastura serve circa metà di questa Magic Box per bagnarla. Io la tengo abbastanza asciutta perché voglio che la pastura nel method lavori abbastanza velocemente. La prima cosa che faccio è do una bagnata veloce così con la mano e finisco la bagnatura. Come vedete di fianco a me c'è anche un setaccio che mi consente di poter setacciare la pastura per renderla a grana migliore. A questo punto, come vedete, la pastura inizia a diventare collosa, rimanendo comunque molto friabile per far sì che non si attacchi al nostro metodo. Lasciamo un attimo respirare la pastura e la setacciamo. Ora che abbiamo fatto la prima bagnata alla pastura, andiamo ad aggiungere, una volta bagnato, il nostro method strategy range, in questo caso nel gusto banana pineapple, che non sono altro che ananas e banana, vogliamo essere internazionali. La busta è da 800 grammi e noi ne andiamo a mettere circa 400 in un chilo di pastura. Diamo una veloce mescolata. C'è un motivo per cui l'ho aggiunto una volta dopo bagnata. Tutta la linea Method Strategy Range ha un potere collante abbastanza elevato, quindi noi andiamo ad aggiungere dopo la prima bagnatura della base la nostra pastura per far sì che il potere collante venga dissipato. A questo punto, come potete vedere, la pastura è un po' troppo asciutta e per aumentare il potere attirante non faccio altro che aggiungere del liquid food. Che cos'è il liquid food? Il liquid food è una sostanza nutritiva liquida che ci permette di attrarre ancora più pesce nella zona di pesca senza sfamarlo. Liquid food è un liquido, quindi noi lo andiamo ad aggiungere come se fosse l'acqua. Mi raccomando, non troppo, perché ha molto potere nutritivo e soprattutto anche questo, essendo un gel, aumenta il potere collante della nostra pastura, che noi non vogliamo che sia troppo elevato. Diamo una veloce mescolata. Il liquid food ora si sta mischiando con la nostra pastura. Ecco fatto. Voi dalla telecamera non lo potete sentire, ma c'è un aroma di banana e mais del liquid food veramente fortissimo. Ne aggiungo ancora un gocciolino. Ecco fatto. Vedete? Liquid food è proprio, vedete che consistenza che ha? Ecco fatto. In questo punto la nostra pastura è pronta, la grana, come potete vedere, è perfetta. Il potere collante è già sufficiente per affrontare questa sessione di pesca. Adesso noi andiamo a pescare. Iniziamo ora la nostra sessione di pesca mettendo wafters equilibrato arancia e cioccolato all'interno del nostro stampino. Facciamo una bella stampata, schiacciamo un po' anche con la mano, ok? E a questo punto lanciamo il pasturatore dove c'è la nostra clip e, cosa più importante, subito dopo che il pasturatore tocca l'acqua, affondiamo il nostro filo.
una cosa molto importante, soprattutto per i momenti di vento come questi, che si sta iniziando ad alzare questo venticello che sicuramente darà fastidio se il filo rimane in sospensione. Mettiamo la canna sul nostro braccetto in posizione laterale e aspettiamo la mangiata della carpa, che non sarà una semplice toccata, ma vedremo proprio la canna che si caricherà completamente. Vedete, queste sono false mangiate, questo è il pesce che inizia a girare attorno al pasturatore, non so se vedete la punta che si inizia a muovere. Queste non sono mangiate, sono false mangiate. Anche questa è una falsa mangiata. Abbiamo il pesce che inizia, eccola, come vedete abbiamo visto la canna che si carica completamente e noi allamiamo il pesce, che sembra essere subito, come diciamo noi qui in bolognese, un bel mazzoc. Che il mazzocco, cos'è il mazzocco? È qualcosa di pesante, cioè tipo io sono un mazzocco. Adesso vedete, impiega una canna che non è proprio stata studiata per questo utilizzo, ma si presta benissimo perché ha una schiena estremamente rigida, che è la Ostellato TP, in questo caso nella misura di 11 piedi. Ecco qua la prima carpa che non ha resistito al nostro bandum arancio cioccolato carpoide, torna in libertà. Vedete qui impegnata la nostra Ostellato TP, si comporta benissimo anche nelle acque commerciali. Opa. È una canna da 11 piedi in tre sezioni, quindi comodissima da essere trasportata, con un'azione di schiena, quindi ha un fusto molto molto rigido, questo perché nascerebbe proprio per il canale, per poter spingere molto, no? Per arrivare a distanze importante, invece qui nelle acque commerciali ci permette di fare di sforzare il pesce molto bene, di tirare. Ecco, monta degli anelli col frame K che ci consentono un lancio estremamente preciso e viene data in dotazione con tre cime da mezza oncia, tre quarti d'oncia e un'oncia. Ragazzi, che libidine fare queste pescate. L'amo è lo 06B della serie Katana Carp, un amo che è un trattorino,
che ci permette di poter forzare i pesci anche quando hanno una dimensione notevole. Faccio adesso un piccolo excursus su quello, sul materiale che stiamo utilizzando oggi. Partiamo dagli ami, che sono i Katana Carp 06B, che è un gancio da traino, amo con occhiello in titanio, bellissimo, fa dalla misura 6 alla misura 16, senza ardiglione. Come finale stiamo utilizzando l'SLR fluorocarbon nella misura del 21, che è un filo stupendo per pescare a method. L'innesco lo facciamo tramite la linea MVR bait pin da 7 mm che serve per aghino dove mettere i nostri wafters. E a proposito dei wafters, stiamo utilizzando i wafters Choco Orange, che sono delle caramelline arancioni in due misure, 9 e 7 mm. Come pastura il mix l'avete visto prima, è la Universal mischiata con la Method Range Banana Pineapple, e tra poco faremo qualche arancio anche con il nostro Super Fast Method Ribes Nigrum, che è una pastura già pronta all'uso, già bagnata in queste pratiche C-Box da 800 grammi. Sto tirando. Dai, vieni su. Guardate che carpone. Oh. Oppa! Un altro bellissimo carpone, sano come un pesce. Ragazzi, sul mega carpone vi saluto. Ne ho un'altra! Aspetta! No, ma non venite qui a Molinella, perché non ci si diverte, capito? C'è poco pesce, non ci si diverte e niente ragazzi, non è il posto giusto per portare i vostri bambini a prendere due pesciolini. Come dice Diego, c'è il rischio che ti mangino il bambino, quindi babbo responsabile, non portare tuo figlio qui.